L'inizio dell'anno ha aggravato l'emergenza sfratti a Piacenza e provincia. I provvedimenti eseguiti da parte degli ufficiali giudiziari nei primi due mesi del 2015 sono infatti stati 35, praticamente uno ogni due giorni. In tutto il 2014 i cosiddetti rilasci furono 194, mentre addirittura 203 nel 2013. Un allarme è confermato anche dagli altri dati in possesso della Prefettura di Piacenza e resi noti ieri sera nel corso della trasmissione di Telelibertà Fuori Sacco, in onda ogni mercoledì alle 21 dallo spazio Rotative. Nei primi due mesi del 2015 i provvedimenti esecutivi autorizzati su richiesta dei proprietari degli immobili sono stati 41, 28 dei quali in città e praticamente tutti per morosità. Le richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi sono state 196, raccogliendo quindi anche una pesante eredità del 2014. Proprio lo scorso anno si è registrato un assoluto boom di richieste di esecuzione degli sfratti, ben 1258 a fronte di 411 nuove richieste accolte dal Tribunale. Numeri dunque al limite del drammatico. Per molti anche l'alloggio popolare è diventato un lusso proibito. Perché? Perché i costi comunque sono notevoli, soprattutto per quanto riguarda come comune una buona percentuale le spese condominiali, ma il problema vero alla radice poi è il reddito che non c'è. Certo. Quando manca il lavoro, noi conosciamo delle famiglie della mia parrocchia che non hanno alcun reddito, quindi vivono di espedienti. L'avvocato Gloria Zanardi, consigliere provinciale con delega ai servizi sociali, ha spiegato come non sempre sia semplice tenere assieme l'aspetto legale a quello sociale. Un'emergenza che anche a Piacenza, basta frequentare il tribunale nel giorno dell'udienza degli sfratti per rendersi conto della drammaticità della situazione. Sicuramente non abbiamo ancora magari delle emergenze come nelle periferie di Milano e di Roma, che hanno problemi anche rispetto all'occupazione abusiva. Ma ci sono appunto queste problematiche, è difficile contemperare, comunque bilanciare gli interessi, i diritti e i doveri di una parte o dell'altra, ma come ho già detto molte volte le situazioni drammatiche sono anche non solo per gli inquilini ma anche per i proprietari di casa che si trovano comunque a essere sovrattassati, comunque a dover anche pagare appunto delle tasse sulle proprie proprietà che magari sono frutto di un lavoro di una vita.